si mette la scheda qui dentro e si gestisce, si gestiscono i lavori del Consiglio in maniera informatizzata, non si fa la pelle, di voi Parlamento, poi di scheda, che non si dica che il turno è un comune, non è un comune moderno. Allora, buonasera a tutti quanti, grazie per aver accolto il nostro invito, ci sembrava doveroso prima di andare avanti con l'attività amministrativa, ci sembrava doveroso fare una presentazione pubblica dello stato dell'arte di un finanziamento PNRR che questa amministrazione si è aggiudicata il 31 dicembre del 2021. Guardate, ci sono le sedie, vi potete sedere, potete prendere posto anche sugli scranni dei consiglieri, c'è gente che si fa ammazzare per sedersi, poi a volte quando arrivano mi dicono la parola per 5 anni, quindi vendico signori è gratis, la seduta. Un po' di ironia. Rita, l'assessore d'appunto, l'assessore di campo, c'è posto? Anche i consiglieri, il direttore appunto. Allora, evito tutti i saluti. Allora, dicevo, facciamo una presentazione pubblica di questo progetto, di questo finanziamento PNRR. Io farò brevemente una cronistoria di come siamo arrivati ad oggi, poi lascerò la parola al rappresentante della Planet, che è la società di progettazione di ingegneria che ha curato il progetto di fattibilità tecnica e economica, e poi la parte più interessante la lasciamo all'architetto Francesco Lauro che ci illustrerà qual è l'idea progettuale. Allora, il 4 giugno 2021 presentiamo un'istanza per, esce un bando del Ministero dell'Interno, un bando che prevede il finanziamento dei progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Legge, vabbè, questa è una legge che era stata finanziata dal fondo dello Stato, poi nel frattempo dal 2019 al 2021 c'è la pandemia, c'è il grande programma di investimento dell'Unione Europea che poi si traduce con l'acronimo PNRR in Italia, e questi progetti vengono non più finanziati con i fondi dello Stato ma vengono finanziati con i fondi della Comunità Europea, quindi sono soggetti a tutte le regole, le tempistiche e le modalità che prevedono i fondi PNRR. L'ente erogatore è il Ministero dell'Interno. Parte con una delibera di giunta comunale del 5 maggio 2021 con cui questa amministrazione manifesta la propria volontà di partecipare a questo bando, individuando come area per una riqualificazione urbana tutta l'area esterna al grande fabbricato delle Sieci, che noi la chiamiamo area Sieci. Le Sieci sono la vecchia fabbrica di laterizi, quindi è il complesso immobiliare, immobile. Ah, cioè intorno credo che siano quasi 6 ettari, se non vado 5 ettari di quadrato, e quindi noi puntiamo a riqualificare tutta l'area esterna, prima cosa che deve essere chiara. Non mettiamo mano sul grande edificio, mettiamo mano nella riqualificazione di tutta l'area esterna. Poi accanto alle Sieci, all'area ex Sieci, c'è la volontà dell'amministrazione di modificare che è l'area che praticamente è sotto il promontorio di Monte d'Argento, lato Riviera di Levante, e la zona di Mastino Grande, dove tanti anni fa, qualche decennio fa, è stato fatto un programma di urbanizzazione, a cui però poi sono state realizzate le cooperative, ma non è mai stato realizzato alcun servizio. 5 maggio facciamo la manifestazione di interesse, il 1 giugno approviamo il progetto, un minimo di progetto di fattibilità tecnico-economica denominato Minturno Real Life, i luoghi dello stare.
perché i luoghi dello stare, poi loro lo diranno meglio di me i progettisti, perché ovviamente, così come ci chiedeva il bando, abbiamo bisogno di riqualificare delle aree del nostro territorio per non solo eliminare integrato, ma soprattutto per costruire dei luoghi in cui la cittadinanza e la comunità possa ritrovarsi e possa stare insieme. Io direi bene insieme e anche nella bellezza, perché come questa amministrazione crede da anni, la riqualificazione dei luoghi, oltre a un concetto di appetibilità, di qualità della vita, di appetibilità, di competitività turistica, ha anche un'altra funzione. Quando noi stiamo in dei luoghi che sono belli, automaticamente anche, secondo me, anche il nostro animo si predispone alla bellezza e quindi si predispone meglio alle relazioni sociali, alle relazioni umane e a tutto quello su cui si fondano le nostre comunità. Il 31 dicembre 2021, lo ricordo come fosse ora, ero a tavola, a casa, nel classico cenone di Capodanno. Tra l'altro era un Capodanno anche molto particolare, perché personalmente, perché avevo appena avuto un riscontro medico non simpatico, proprio durante le feste di Natale. Comunque, durante il cenone ci accorgiamo che il Ministero dell'Interno ha pubblicato la graduatoria, il risultato di questo bando, e scorrendo tra le centinaia di righe di tutti i progetti finanziati troviamo il progetto del Milturno Relife. E mi ricordo come praticamente, da che doveva essere un capodanno triste per vicende personali, è diventato un capodanno effervescente, e ho praticamente interrotto diverse cene familiari per chiamare prima di tutto Antonio Signore, che negli anni era sempre stato colui che nella sua posizione politica amministrativa aveva portato avanti quel progetto di riqualificazione di Sicilia, un po' come tutti gli amministratori, tutti coloro che su questo progetto avevano lavorato e avevano scommesso. E veniamo quindi a sapere che sui 6 milioni di euro quasi di investimenti il Ministero dell'Interno ci aveva concesso 5 milioni di euro di finanziamento, che poi negli anni successivi diventeranno 5 milioni e mezzo, perché c'è stato un aumento del contributo del 10% per far fronte agli aumenti dei costi energetici, dei materiali che da dicembre 2021 ad oggi si sono realizzati. 6 milioni di euro di investimento, 5 milioni di euro di finanziamento, 5 milioni e mezzo di finanziamento del Ministero, 1 milione di euro va a valere sul bilancio comunale. E interveniamo quindi su tre aree: l'area esterna del grande fabbricato dei Sieci, la piazza di Largo Bassani e la zona di Pastino Grande. 5 milioni e mezzo per le Sieci, 500 mila euro per piazzare Giorgio Bassani, quasi 500 mila euro per l'intervento di riqualificazione dell'area 167 di via Pastino Grande. Abbiamo affidato la progettazione, o meglio, lo studio tecnico-economico, di fattibilità tecnico-economico, alla società Planet Engineering, a cui dopo lascerò la parola, che dopo aver svolto verifiche, sondaggi geologici e archeologici, ha depositato il 4 aprile, ha depositato il progetto presso l'ufficio lavori pubblici diretto dall'architetto Cristiano Antieri, che è qui con noi e che poi è a disposizione per eventuali chiarimenti. Il progetto è composto da circa 82 elaborati tecnici, attualmente in fase di verifica e validazione, e poi inizierà la grande corsa, perché noi dobbiamo aggiudicare la gara, quindi dobbiamo avere il titolare dell'obbligazione entro il 23 giugno 2023, la stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30 luglio 2023, la progettazione definitiva esecutiva dovrà essere realizzata entro la fine del 2023, inizio lavori il 1 febbraio 2024, la fine lavori il 31 gennaio 2025, il collado il 20 febbraio 2026. Vi dico tutte queste date non per tediarvi e annoiarvi, perché, come ormai credo sia patrimonio diffuso, conoscitivo diffuso, i progetti PNRR hanno delle scadenze molto
precise e inderogabili, non sono i classici finanziamenti con cui chiedi la proroga alla provincia, alla regione, al ministero, e come funziona in Italia la proroga è la normalità, non è l'eccezione. Qua proroghe non esistono, a meno che il governo, che è impegnato in una trattativa con la Commissione europea, riesca a strappare qualche mese in più per ultimare i progetti. Dico questo anche per dare un'idea di concretezza, nel senso che questa volta ci siamo veramente. Prima di lasciare la parola ai tecnici della Planet, voglio fare una premessa. Noi abbiamo pubblicato, io voi lo sapete, non vi faccio scappare l'attimo per rendere pubbliche le cose, abbiamo pubblicato e abbiamo anche presentato a luglio 2021 una prima idea progettuale, ma quella era proprio un'idea. Oggi quello che vedrete è parzialmente diverso da quello che era stato pensato, primo perché entriamo nei dettagli e quindi andiamo a definire, prima era un'idea, adesso è uno studio di fattibilità tecnico economico, poi faremo una gara alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori, quindi magari il progetto finale sarà anche parzialmente differente da quello che vediamo oggi. Quindi il primo motivo è perché mano a mano che si arriva alla progettazione, verso la progettazione esecutiva, le cose cambiano, si definiscono meglio, si migliorano. Ma poi anche perché non sfugge a nessuno che dal 2021 ad oggi i costi già solo dei materiali stiamo su variazioni in ordine del 30-40%. Chiunque ha messo mano a un lavoro di casa, sia anche solo il cambio delle mattonelle o dei sanitari del bagno, sa che da come siamo partiti a oggi c'è una differenza enorme. Quindi dico questo perché magari qualcuno dice: ma io avevo visto delle altre tavole, delle altre. Ci sono delle differenze. È chiaro che l'obiettivo rimane sempre lo stesso: riqualificare queste aree, migliorarle, restituirle alla pubblica fruizione, rimarginare delle ferite nel tessuto urbano, perché chiunque conosce Scavi sa che quando parlo di ferita del tessuto urbano le esigi sono praticamente un cazzotto nell'occhio, ma anche una grande area, tra l'altro nel centro cittadino al ridosso del mare, sottratta alla libera e qualificata fruizione dei cittadini e dei turisti. Io avrei terminato, anche perché io non sono il protagonista sono gli schermi, abbiamo cercato di montarne tre, due qui e uno qui, in modo tale che tutti possano avere la possibilità di vedere quello che verrà proiettato. Io farei, non so se devo fare qualcosa o mi chiedete qualcosa da me. Forse qualcosa. Allora, qua lascio la parola per l'intervento ad Antonio Signore, che oltre a essere stato presidente della provincia, presidente del Consiglio regionale, assessore regionale alla sanità, molto impegnato in politica su questo territorio, per questo territorio per decenni, attualmente è anche il presidente dell'associazione Il Futuro Le Sieci, che ha stimolato in tutti questi anni, io sono al mio settimo anno di amministrazione, che ha stimolato in tutti questi anni l'amministrazione ad affrontare il problema delle Sieci e anche a scorporare gli interventi, perché gli interventi su un grande fabbricato, essendo un fabbricato vetusto con vincolo di archeologia industriale, sono degli interventi delicati e molto costosi, e quindi separare la riqualificazione dell'area esterna dalla riqualificazione del grande fabbricato c'è la possibilità, come dire, intanto di fare qualche cosa. Poi questa intenzione si è sposata con il bando del Ministero che ci dava proprio la riqualificazione di aree degradate per i tessuti urbani. Lascio brevemente la parola a Antonio, poi do la parola ai tecnici e poi ci apriamo alle domande se qualcuno vuole fare le domande. Antonio Signore. Grazie Sindaco, buonasera a tutti voi. Io credo
che se si fosse agito con senso di responsabilità, noi questa sera non staremmo a dire in maniera sintetica ma efficace, come ha fatto il sindaco, a discutere qui di qualcosa che dovrà avvenire, ma staremmo a discutere di qualcosa che è stata fatta e che, diciamo, porta questa nostra città, questo nostro territorio ad essere in grado di affrontare le sfide del futuro, che riguardano soprattutto i giovani. Ebbene, questa vicenda del 16, come diceva il sindaco, è una vicenda sulla quale io personalmente mi sono sempre appassionato. E nel momento in cui sono stato eletto in regione e abbiamo avuto la possibilità dal Presidente del Consiglio regionale per il ruolo politico che avevo svolto nel mio partito, in realtà partivo subito con l'idea delle SICI. E nel giro di nemmeno 7-8 mesi riuscimmo perché nessuno da solo fa niente. Le cose si fanno se si lavora in gruppo, se si lavora con la volontà di collaborare. Nessuno si investa niente perché nessuno da solo può realizzare soprattutto progetti ambiziosi come quello delle SICI. Ebbene, su 60 consiglieri regionali io sono riuscito a presidere, a far approvare all'unanimità una legge, la legge 58 del 91, che faceva delle SICI un progetto pilota di recupero di archeologia industriale. Quindi la prima grande conquista fu questa, che la Regione Lazio, su sollecitazione di tutta l'assemblea regionale, perché fu sottoscritta da 30 consiglieri, fu votata da 30 consiglieri, perché riuscì a non creare dissidi, chi si intesta è una cosa, allora non esisteva il CD, esisteva il DS e poi il DS. Ebbene, questa legge prevedeva, la cosa più importante era una società consortile pubblico-privata che avrebbe dovuto procedere con finanziamenti regionali ma con finanziamenti anche a livello europeo. In maniera molto sintetica, questa legge, nonostante le sollecitazioni che venissero da più parti, non è stata attuata, nel senso che io dicevo sempre al sindaco d'allora, e non ricordo neanche chi fosse in quel momento, almeno in questa fase di mia particolare debolezza fisica e psicologica, ebbene, noi riuscimmo a inserire un primo finanziamento che non fu utilizzato e fu addirittura, come succederà più tardi, finire i fondi perenni. I fondi perenni sono quei fondi che, poiché vengono dati per una finalità, non si realizza quello per cui i soldi sono stati elargiti totalmente, e allora si mettono dove servono di più. E quindi quei soldi furono fatti un miliardo e mezzo di lavori, riparati il tetto, che mi sembra sintetico. Ci devo avere adesso perché ovviamente sono passati tanti anni. E comunque io dicevo sempre agli amici con i quali avevo rapporti, diciamo, corretti e amichevoli a livello anche di consiglio comunale: guardate, con quei soldi, se riusciamo a fare un progetto che abbia respiro e anche la possibilità di consentire di utilizzare le SICI per come possono essere utilizzati, facciamo del bene, mettiamo del bene. Dei pini e delle specie arboree che sono state piantate 10 anni fa, oggi sono una realtà. Sono passati 30 anni e oggi avremmo potuto vedere se quei soldi fossero stati spesi, non potendo reinvestire diversamente, in un progetto, perché non bisogna
puntare alle cose che si siano in grande da solo. Si fa step su step, si fa un lavoro, diciamo, cadenzato, e devo dire che successivamente con il sindaco Stefanelli, che è stato da me sempre sostenuto in maniera leale e in maniera convinta, perché Stefanelli, il sindaco Stefanelli ha dato al comune, ai consiglio delle forze politiche, e soprattutto ha dato all'istituzione comune il senso di un'esperienza amministrativa di cui pochi possono vantare, perché quando si sta a contatto con le realtà politiche si prende pure qualche difetto, però si prende soprattutto quello che di positivo c'è. Noi siamo andati avanti, ricordo che in questa sala presentammo un progetto, intanto costituivamo una società, diciamo l'associazione Il Futuro del Sieci, perché veramente le Sieci possono e devono essere il futuro di questa città, il futuro del Sieci. Ho trovato, mi sono incontrato con persone, tecnici, amici, quindi non faccio i nomi latini per non cadere nei particolari, ma abbiamo in questa sala, già all'inizio il sindaco era stato eletto a giugno del 2016, in questa sala dicevo cerchiamo di fare le cose con raziocinio, non puntiamo a fare tutto e subito, cerchiamo di procedere, diciamo, in maniera da riuscire a realizzare le cose che sono importanti. E diciamo il sindaco già allora assunse l'impegno con noi, perché i rapporti tra l'associazione e l'amministrazione comunale sarebbero potuti essere anche polemici se avessimo voluto speculare, ma non si va da nessuna parte. Il sindaco in queste cariche, in queste condizioni, va aiutato, va, se accetta i suggerimenti, il sindaco Stefanelli l'ho sempre fatto, si può, diciamo, procedere positivamente e realizzare cose importanti. Che cosa si è proposto questa associazione? Intanto siamo andati nelle scuole elementari, siamo andati nelle scuole medie, abbiamo cercato di far capire l'importanza, abbiamo fatto fare dei quiz, si conoscevano, non sapevano le Sieci che cos'era, non sapevano che i loro nonni, bisnonni, hanno lavorato nelle Sieci, alzandosi alle 3 di mattina, andando a piedi da Castelforte alle Scambi. Quindi abbiamo cercato di far entrare nel discorso culturale questa esigenza di lavorare per realizzare lo stop. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto anche le cose, non voglio rubare la scena, dico che se si lavora di comune accordo non c'è stata mai una frizione o una, forse qualche volta qualche idea, confrontandosi con quelle del sindaco hanno dato risultati positivi. Quando Gerardo mi telefonò per darmi questa notizia ci siamo piegati, perché l'Italia come marchi ce l'abbiamo fatta. Perché ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, guardate che se non ci fosse stato il PNRR, noi eravamo già partiti, non è che siamo al punto in cui siamo arrivati perché c'è stato il PNRR che ci ha dato 5 milioni di euro. No, perché noi avevamo fatto un progetto come associazione, con l'ausilio dei tecnici e degli architetti che non sono venuti a collaborare con noi per avere gli incarichi, perché gli incarichi, se vedete, i tecnici, credo, se ho visto bene, non ci sono tecnici che hanno lavorato nel futuro del Sieci, perché qualcuno diceva che questi ingegneri e architetti adesso si sono messi in questa associazione perché vogliono gli incarichi di progettazione.
I cali di concentrazione non hanno niente a che vedere con il futuro dei sindaci, che continuerà ancora di più a fare il suo compito, a vigilare, perché ora ci sta spavendo. Io mi auguro proprio, perché è la terza volta, devo cambiare la legge, prevedere che il sindaco, se è il futuro di popolo, può essere rieletto per la terza volta. Ma io credo che cose ben più importanti per fare il sindaco aspettano l'apporto di Gerardo Stefanelli. E quindi noi avevamo fatto un progetto, il sindaco nel convegno di tre anni fa al alla sala dell'Abdel ci diede la sua disponibilità per 500.000 euro possibili, potenziabili anche a 700.000. È un progetto perché? Perché abbiamo detto non tocchiamo la fabbrica, non mettiamo, perché se mettiamo in mezzo la fabbrica noi non facciamo niente. E Scauri diciamo, ha bisogno di qualificazione, ha bisogno di merda, ha bisogno di respirare, ha bisogno di collegare in maniera, diciamo, in maniera moderna, in maniera utile quello spazio, che è uno spazio che darà il futuro, sarà il futuro di Scauri e di tutto il territorio, perché se si sviluppa su questo piano il territorio di Scauri, soprattutto nella parte tra l'Appia, perché noi abbiamo l'area 16, poi abbiamo il parco, poi abbiamo la possibilità di prevedere altri impegni, e quindi noi saremmo andati avanti lo stesso, non è che se ci fosse stato il PNRR non saremmo andati avanti, perché quando è stato modificato il piano triennale delle opere pubbliche, giustamente e intelligentemente l'amministrazione comunale che cosa ha fatto? Ha detto intanto se prevediamo la possibilità di fare alcuni interventi, perché gli interventi di Massimo Canna, l'intervento del Spark era praticamente nel programma dell'amministrazione comunale, nella quale il sindaco ha potuto avere il sostegno che un sindaco bravo sa utilizzare in maniera così. Quindi io credo che dobbiamo continuare su questa strada, cioè sarebbe una strada della collaborazione e soprattutto di evitando di distruggere quella che è la possibilità, la potenzialità che abbiamo. Io mi avvio a concludere, non voglio rubare altro spazio, ma Scauri e le Sieci saranno una grande realtà, perché anche con gli imprenditori del sud del Golfo di Gaeta dobbiamo creare le condizioni per attrarre, diceva pure il sindaco giorni fa in un incontro, 1 milione di persone passano, di stranieri passano il Monte Cassino, visitano il Monte Cassino e se ne vanno sull'autostrada. Se noi creiamo una credibilità di questo territorio, soprattutto oggi l'ambiente, il verde, e quindi la possibilità di lasciare ai nostri giovani e ai nostri figli e nipoti un paese da amare, un paese che aiuta a vivere le future generazioni. Ringrazio il sindaco. Grazie Antonio. Allora prima veramente poi vi faccio, perché voi siete qui per quello che verrà proiettato e verrà spiegato dai tecnici, non per sentire me, però è doveroso. Noi sulla oggi ho fatto un'intervista con la 7, con una trasmissione della 7, la televisione nazionale, dove si parlava dei problemi di attuazione del PNRR visti dai sindaci, che sono problemi comuni a tutte le amministrazioni che si trovano ad affrontare. Noi pensavamo,
urlavamo la sera al telefono perché pensavamo di aver raggiunto l'obiettivo, non avevamo capito che invece da quel momento iniziava una corsa contro il tempo con una costante ansia che ha consumato a me e sicuramente all'archite di Altieri da 2 anni a questa parte, ma credo anche agli altri amministratori, perché le cose sono complesse e si aggiungono alla ordinaria, cioè non è che gli uffici si fermano e fanno solo PNR. Gli uffici rispondono la mattina per la buca, per la luce, per il cimitero, per l'oculo, per la scuola, per le tende, per la fontana, per l'albero, tutta l'attività ordinaria va avanti. Accanto a questa attività ordinaria si è aggiunta quella straordinaria, non solo in termini di capacità di spesa e di impegno di spesa, e qua siamo fortunati perché dopo aver risanato per 5 anni il comune abbiamo una buona situazione economica e ci consente di anticipare i soldi, perché i soldi li anticipiamo noi, poi ci li darà lo Stato, e i comuni che non hanno la cassa perché non hanno avuto una gestione ottima delle finanze si trovano a non avere i fondi per poter anticipare. Ma c'è anche un tema di complessità amministrativa, di contabilità, i finanziamenti europei, questo tipo di finanziamenti sono diversi. Noi siamo abituati con i finanziamenti statali in cui questo è il progetto, questa è l'opera, questi sono i soldi che servono, il costo del materiale, il costo del lavoro, la sicurezza, le classiche voci di qualsiasi computo economico. I progetti europei prevedono anche un'analisi dei risultati da raggiungere, quindi degli... Tant'è vero che per partecipare al bando abbiamo dovuto mettere l'indice di degrado sociale, l'indice di incidenza di tutta una serie di parametri. Uno dice, ma io devo fare un'opera pubblica, ma a te che ti interessa l'indice di fragilità sociale? Interessa perché alla fine, nella rendicontazione fatta con regole europee complesse, ci saranno anche i raggiungimenti degli obiettivi sociali, non solo di quelli tecnici e amministrativi. Accanto a questo c'è il tema che questa amministrazione ha preso 5 milioni per le Sieci, 1 milione quasi per l'asilo di Tappurchini, che anche là con tempi ancora più ristretti, circa centinaia di miliardi di euro per la differenziata, circa 500 milioni di euro per la digitalizzazione della macchina amministrativa, più i fondi sempre europei per le politiche sociali che non li gestiamo noi direttamente ma li cogestiamo insieme agli altri comuni nel distretto sociosanitario del Golfo di Gaeta. Questo per dire che in questi 4 anni, dal 2022 al 2026, saremo chiamati a aumentare la nostra capacità di spesa, non solo in termini economici ma anche in termini di gestione amministrativa, tecnica ed economica, del 40% rispetto a quello che è lo standard ordinario del comune di Tiburtina. E non è che abbiamo potuto assumere tanto personale in più, abbiamo potuto sostituire i funzionari che sono andati in pensione. Questo per dire che è una sfida enorme, non è bastato prendere il finanziamento. Prendere il finanziamento è l'inizio di un incubo da cui speriamo di risvegliarci a fine mandato e a metà 2026 con tutto a posto e con tutto realizzato. Questo lo dico per dare anche atto agli uffici dell'enorme lavoro che fanno e chiedere anche alla popolazione un po' di pazienza in più, perché la gestione dell'ordinario è sempre complessa in un comune. In questa fase storica e in questo momento di Minturno è ancora più complesso, e quindi un po' di pazienza. Se qualche volta non rispondiamo con celerità alle segnalazioni piccole che incidono sulla nostra vita quotidiana, ma come dire, stiamo anche costruendo il futuro. Lascio la parola a Piero Di Mascolo, rappresentante della Planet Engineering, così entriamo un po' nel cuore di questa serata e quello per cui voi siete venuti, non per ascoltare me, sicuramente molti per ascoltare Antonio, ma tutti per capire che cosa ci aspetterà. Piero. Grazie Sindaco, buonasera a tutti, io sono Piero Di Mascolo, legale rappresentante della Planet Engineering, società incaricata di redigere lo studio di fattibilità tecnico-economica
relativo al progetto di riqualificazione e valorizzazione di tre aree all'interno del comune di Misurno. Mi limiterò a procedere a illustrare un inquadramento generale per concentrarci maggiormente su quelle che sono le tematiche culturali. Però è doveroso fare un excursus per capire di cosa stiamo parlando, le tre aree cosa rappresentano, in modo che quando andiamo in modo compiuto a parlare del progetto in modo definitivo sappiamo anche di cosa stiamo parlando. L'intervento complessivo è risultato assegnatario dei finanziamenti scaturiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con decreto della Direzione Generale per la Finanza Locale del 30 dicembre 2021. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il programma con cui il governo italiano gestisce i fondi della New Generation, cioè lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall'Unione Europea per risanare le perdite causate dalla pandemia. Il PNRR italiano ha una struttura articolata, prevede 6 missioni, organizzate in componenti, ognuna delle quali comprende una serie di misure, submisure, riforme e investimenti. L'intervento confluisce nella linea progettuale del PNRR, investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. L'intervento complessivo è rappresentato da 3 lotti di intervento, localizzati tutti all'interno del territorio comunale. Il lotto funzionale 1 riguarda le ex 10 Urban Park, di cui si è parlato fino ad ora. Lotto funzionale 2, piazza Giorgio Bassani, rinascita della riviera di Levante. Lotto funzionale 3, Pastino Grande, area 167, da standard urbanistico a spazio urbano. Quando siamo stati incaricati di assumere questa progettazione, ci siamo sentiti investiti di una grande responsabilità, ovviamente. Non era un progetto normale, era un progetto che era atteso da tutta la popolazione da anni. Anche per quello che rappresentano i luoghi oggetto dell'intervento, sia sotto il profilo storico che ambientale per i cittadini di Misurno. Un plauso va certamente rivolto al sindaco, a tutta l'amministrazione comunale, agli uffici tecnici preposti, coordinati e diretti dall'architetto Cristiano Altieri, vittima del sistema, tra parentesi, questo lo possiamo dire, che hanno saputo districarsi nei modi e nei tempi giusti, garantendo la possibilità di intercettare il finanziamento e di fatti hanno così gettato le premesse per un intervento a scala urbana, di notevole portata che prevede la valorizzazione delle tre aree con peculiarità estremamente diverse, sia in termini di estensione territoriale che in termini di tematiche progettuali. Quali sono gli obiettivi a base dell'iniziativa? L'intervento complessivo deriva dalla necessità e opportunità di attivare un processo di riqualificazione e valorizzazione di aree comunali, oggi parzialmente abbandonate o sottoutilizzate, con conseguente miglioramento della dotazione di servizi pubblici all'ambito comunale e all'ambito esteso di riferimento. Le esigenze generali corrispondono ad altrettanti obiettivi emersi in sede di confronto con l'ente comunale, a partire dal quadro esigenziale, già esposto nel documento di indirizzo alla progettazione, e sono sinteticamente riportate: necessità e opportunità di attivare un processo di riqualificazione e valorizzazione di aree urbane, oggi in stato di limitato utilizzo e potenziale crescente degrado, trasformando contestualmente dei vuoti urbani in aree a valenza sociale, culturale e ambientale. Previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni volte alla realizzazione di attrezzature collettive compatibili con l'area urbana di Misurno e l'intero ambito territoriale del Golfo di Gaeta. Promozione di forme d'uso del territorio e di sviluppo che tendano a valorizzare l'offerta turistico-ricettiva, a migliorare l'accessibilità ai beni culturali ed ambientali, con particolare riferimento all'ambiente costiero e al turismo sostenibile. Promozione dell'offerta didattica, ricreativa e sportiva, attraverso la creazione e il potenziamento di attrezzature. L'intervento è fondato sul recupero di aree dismesse e almeno parzialmente degradate.
Si è lavorato al recupero al patrimonio comunale di aree capaci di concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, alla tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche cittadine, a tutelare la salute e la qualità della vita attraverso la realizzazione di interventi a verde. In definitiva, gli interventi, i luoghi dello stare, saranno svolti alla tutela, al recupero e alla riqualificazione del paesaggio, anche con localizzazione di servizi pubblici necessari alla corretta fruizione urbana, culturale, turistica e sportiva della città e dell'ambito esteso di riferimento. L'intervento generale, nella sua multifunzionalità, genera molteplici benefici ambientali, sociali ed economici, proprio del rispetto degli obiettivi del PNRR, obiettivi da rispettare proprio alla fine della conclusione dell'iter complessivo del PNRR. Rientra tra questi interventi di rigenerazione che costituiscono una paradigma trasversale ad una pluralità di politiche pubbliche, aventi ad oggetto la tutela ambientale del paesaggio, in particolare attraverso il contenimento del consumo di suolo e il recupero, riuso e rifunzionalizzazione dell'esistente. In merito all'intervento X10, è interessata l'area esterna degli edifici e non gli edifici stessi, come diceva il sindaco poc'anzi. La capacità attrattiva dell'area nel tempo ha fatto ipotizzare interventi di recupero dei corpi edilizi per differenti usi e funzioni. Le migliori energie cittadine in associazioni e petizioni negli anni si sono confrontate ed impegnate in proposte per il recupero dell'edificato. Tutti siamo d'accordo nel ritenere necessario attivare iniziative di valorizzazione che possano rappresentare il terreno per far rinascere finalmente anche l'edificato storico presente. L'intervento in oggetto risulta il primo e concreto passo per l'utilizzo e la valorizzazione dell'area anche come volano per il recupero successivo dell'edificato oggi necessariamente escluso. Sottolineo che anche ai fini di un futuro recupero degli edifici abbiamo effettuato un rilievo di dettaglio attraverso l'utilizzo di droni e tecnologia di restituzione tridimensionale. Tale rilievo numerico e fotografico di alta precisione comprende lo spiccato dell'edificio della fornace e potrà essere utilizzato per le analisi necessarie alla valutazione degli interventi futuri ed il restauro conservativo dell'edificio. Ciò quindi anche al fine di fornire strumenti di analisi e conoscenza a possibili investitori pubblici o di partenariato pubblico-privato che potranno partecipare al processo di recupero e valorizzazione degli edifici esistenti. In merito all'area Piazza Bassani, Monte d'Argento, l'area di intervento, il Piazzale, è dedicato a Giorgio Bassani, fondatore e poi presidente di Italia Nostra, associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali, riconosciuta con decreto presidenziale nel 1958, è una delle più antiche associazioni ambientaliste italiane. Scopo dell'intervento è la rigenerazione e il recupero di un'area attualmente usata esclusivamente a parcheggio estivo, anche con lo scopo di dare al luogo la forza del nome a cui è dedicato. Il piazzale oggi non è disegnato da percorsi e da aree regolari, non mitigato dall'ombra e dalla vegetazione, ad uso esclusivo, merito di una superficie asfaltata senza soluzione di continuità di parcheggio di accesso al mare. L'obiettivo è quello di migliorare della dotazione di servizi di qualità con contestuale valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità a Monte d'Argento, risorsa paesaggistica e culturale, recentemente istituita a monumento naturale dalla Regione Lazio, entrando così a far parte di quelle aree che costituiscono il patrimonio collettivo regionale riconosciuto. In merito all'intervento Passino Grande si è voluto in sintesi dotare di servizi un'area della città bisognosa di socialità e attenzione. Questi sono stati i passi del percorso che noi progettisti abbiamo intrapreso a supporto ed in condivisione con l'ente comunale. Ciò ha portato agli interventi che di seguito saranno illustrati.
ognuno autonomo, ma tutti concorrenti agli obiettivi che ho brevemente illustrato. Obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio, secondo gli indirizzi e le linee programmatiche fornite e condivise con l'amministrazione comunale. È ovvio che dobbiamo essere coscienti che non si tratta di uno studio di fattibilità perfettibile, ma che costituisce certamente un valido supporto a chi dovrà operare nelle fasi successive. Lascio la parola all'architetto Paolo, che provvederà ad illustrare in modo dettagliato i tre interventi che sono stati interessati dall'incarico ricevuto. Vai Francesco, vai nel vivo, che se no ci perdiamo. Buonasera, sono l'architetto Francesco Paolo, faccio parte del gruppo di progettazione capitanato dalla società di ingegneria Planet Engineering, che si è occupata di questo studio di fattibilità in mezzo alle tre aree dimensionate. Partiamo quindi dalle 10. Ora non so qui a raccontarvi ovviamente tutta la storia dei caratteristiche del sito, perché le conoscete brevemente. L'esigi si sviluppa su un'area di circa 5 ettari, alta profondità di circa 330 metri lineari tra l'Appia e il Lungomare, supera un dislivello di circa 8,50 metri. Il sito sappiamo che è vincolato dal punto di vista paesaggistico, in quanto rientra in parte nella fascia di rispetto della Appia, rientra nella fascia di rispetto di 300 metri dalla costa. Nel 59 è stato inserito all'interno del PM, che prevede il vincolo di natura dichiarativa sull'area. Inoltre è vincolato dal punto di vista monumentale, lo leggiamo insieme con questa nota della sovrintendenza, perché il complesso attualmente è un valido e interessante esempio di architettura ottocentesca rappresentativa della prima età della rivoluzione industriale e pertanto riveste un notevole interesse culturale, riallacciandosi ai primi insediamenti industriali del sud della provincia di Latina. All'interno del sito sono presenti una serie di edifici che conoscete, alcuni in buono stato di conservazione, tant'è che sono utilizzati dal comune e anche da altri enti territoriali. Altri sono inaccessibili, altri ancora sono ridotti a rudere. Ma riesci a utilizzare il microfono fisso? Forse lei adesso la mia è disturbata. No, perché il microfono. Vabbè, vabbè, faccio vedere. Ma l'abbiamo sentito, ma no. Ok. Sentire meglio così, vero? Sì, è stato un impianto, però c'ha il collegamento disturbato. Perfetto. Dunque, lo studio di fattibilità quindi è partito dallo studio della resistenza, non poteva fare altrimenti, e la prima domanda che ci siamo posti è stata che cosa vogliamo conservare di questo sito? Qual è il modo più corretto per approcciare la resistenza? Innanzitutto abbiamo evitato di commettere un errore banale per qualsiasi progettista, ovvero quello di guardare alla resistenza come con occhio romantico o contemplativo. Siamo consapevoli che in realtà senza conservazione in questo tipo di progettazioni non c'è alcun tipo di progetto, ma siamo anche altrettanto consapevoli che senza l'uso non c'è conservazione. Per cui da un lato abbiamo evitato un immobilismo progettuale, dall'altro abbiamo tentato di individuare degli edifici che potessero in qualche modo essere sacrificati per garantire una fruibilità del parco piena. Dunque, abbiamo ovviamente stabilito tre criteri con cui abbiamo affrontato la resistenza e sono tre criteri gerarchici, ovvero come si fa a stabilire se un edificio all'interno di un contesto del genere può essere sacrificato o meno rispetto a un altro. L'importante non è certamente solo la dimensione dell'edificio in sé, ma il suo ruolo, il ruolo che ha svolto all'interno del processo produttivo. Per cui abbiamo intanto, il primo criterio è stato quello di individuare quindi la rilevanza all'interno del sito dal punto di vista produttivo. Il secondo punto su cui ci siamo soffermati è lo stato di conservazione dell'edificio
e le energie necessarie per ripristinarle, la funzionalità. Il terzo punto è stato quello di ragionare in termini di potenzialità dell'edificio stesso all'interno della nuova configurazione spaziale dettata dal progetto del parco. Quindi, come dicevo, com'è possibile andare a dare maggiore importanza a un edificio piuttosto che un altro, andando a studiare il ciclo produttivo che veniva effettuato all'interno del SIECI. Noi sappiamo che la Gila veniva prelevata da Benito a circa 6 km di distanza, veniva introdotta all'interno del sito, veniva pesata e accumulata in un primo momento storico in un punto ben preciso chiamato appunto Monte Argilla. Da qui poi poteva seguire due strade, da un lato poteva seguire questa strada qui a sinistra e quindi essere trasformata in mattoni pieni, oppure seguire quest'altra strada e quindi diventare tegola o elemento forato. Ma le lavorazioni erano simili. Cosa succedeva? La gira veniva prelevata, dopodiché veniva pagliata per eliminare le impurità, le pietre principalmente, veniva mescolata con la sabbia da impasto, veniva setacciata per evitare che si formassero dei grumi, veniva poi mescolata con acqua e successivamente colata all'interno, questo ex gruppo terra, veniva colata all'interno di stampi. Successivamente quindi veniva lasciata essiccare in modo naturale al sole oppure successivamente ancora è stato introdotto l'essiccatoio meccanico. Una volta che l'impasto aveva perso la maggior quantità di acqua, veniva introdotta all'interno del forno Hoffman. Forno Hoffman che nasce come in forma circolare proprio per garantire la continuità del processo produttivo, successivamente assume una forma ellittica, quindi allungata, per sempre esigenze della produzione, ancora oltre vengono tagliate le teste e si trasforma in forno a tunnel, cioè l'attuale effettivamente configurazione del forno Hoffman presente è un forno a tunnel. Una volta che i prodotti venivano cotti, venivano lasciati qui smistati sul piazzale antistante che si caduio per essere poi stoccati o via terra, via gomma, tramite la gabbia oppure attraverso il pontile di cui era dotato l'impianto. Una volta compreso quindi il ciclo produttivo e come si svolgeva, per noi è stato più facile individuare quali tra tutti questi edifici potessero essere sacrificati. In particolare noi abbiamo individuato è arrivato questi tre edifici. Sono rispettivamente un deposito oli che si affaccia quasi sull'Appia, molto vicino all'Appia, e questi altri edifici che costeggono il fronte ovest del fabbricato principale della fornace. Una volta quindi epurato il sito dagli elementi che potrebbero in qualche modo costituire un ostacolo alla fruibilità del parco, ci siamo concentrati sugli aspetti progettuali. In particolar modo ci siamo posti una domanda: com'è possibile preservare l'autenticità del sito al tempo stesso estrapolando i genus loci? A nostro avviso che l'idea progettuale si è incentrata principalmente proprio sul recupero e il ricordo del percorso dell'argilla, cioè il percorso che compiva l'argilla dall'escavazione allo stoccaggio del prodotto. Questo è uno schizzo progettuale in fase iniziale, ovviamente. Abbiamo in qualche modo pensato di configurare il parco secondo delle aree tematiche che ricordassero ognuna uno stadio di lavorazione dell'argilla. Quindi da che va dall'escavazione, come abbiamo detto, alla modellazione, all'essiccazione, alla cottura e allo stoccaggio. Il progetto, quindi, parafrasando un pochino il discorso dei luoghi dello stare, abbiamo ripreso il ragionamento andando a inserire quindi le aree tematiche
con i luoghi di accesso, i luoghi per la sosta veicolare, i luoghi per lo sport, i luoghi ludici, tipo di connessione, i luoghi del relax, i luoghi per lo spettacolo. Innanzitutto la connessione con l'Appia è stata garantita grazie alla presenza di questo spazio, questo slargo, che diventa anche scalinata e ci permette di accedere a questa piazza ellittica per un totale di circa 1500 metri quadrati. Dopodiché abbiamo... Siamo per capirci in adiacenti alla direzione didattica, quella che era il palazzo della direzione didattica. Questa è l'Appia per intenderci. Abbiamo riservato ovviamente gli spazi per la sosta veicolare, abbiamo introdotto una serie di spazi come un campo polivalente dedicato allo sport, come lo skate park, un'area timing posizionata in questa zona. Abbiamo inserito una serie di luoghi ludici come un'area attrezzata per i bambini, una pista ciclabile, dei luoghi per il relax come ad esempio dei giardini su questo fronte ovest e questo spazio che abbiamo chiamato le Solips, che in realtà è stato un escamotage, una serie di sedute continue, sono un escamotage per superare il salto di quota presente attualmente nel sito. C'è delle foto di sicuro. Sì, adesso le... E poi anche dei luoghi dello spettacolo, ovvero la piazza Frontemare, la lasciamo libera proprio per ospitare spettacoli e al tempo stesso abbiamo inserito anche un'installazione artistica in questo punto ben preciso, che è una ragione di cui approfondiremo, dove c'è anche la presenza dell'acqua, i luoghi di connessione con il percorso principale che ricalca un po' quello che è il pontile, quindi noi abbiamo chiamato la via del mare in sostanza, e i percorsi secondari. Andiamo a vedere delle immagini a volo di cielo del sito, così iniziamo a capire anche la configurazione tridimensionale di quello che vi ho appena descritto. Sì. Ok, questo lo vediamo meglio. Allora, in questo punto c'è lo snodo con l'Appia, quindi il punto di accesso al parco si concretizza in questo punto qui. La rampa pedonale, l'ascensore, la piazza ellittica, una luna artificiale che segna la separazione tra il campo polivalente e lo skate park, i luoghi di sosta veicolare, i giardini, vediamo dal fronte opposto la domare. Quindi luoghi di sosta veicolare, il giardino, questo è il punto di accesso alla via Appia, con la duna, campo polivalente e il percorso principale. Confronto anche il post-opera. Ci siamo dovuti confrontare con un salto di quota di circa 3,20 m. Ci è sembrato però opportuno dotare il parco non di un semplice parco, ma di un accesso anche proporzionato alla dimensione del parco. E in effetti questa scalinata che vedete, poi confluisce all'interno di questa piazza ellittica, costituisce una sorta di altana sul paesaggio, oltre a prestarsi per essere ovviamente attraversata. Inoltre sulla destra c'è la rampa pedonale e qui notiamo la presenza della luna artificiale. Se la osserviamo dal lato opposto, quindi la vista verso l'Appia, notiamo come ci sono in effetti il costruito reale, costruito da questo avancorpo che è la scalinata, dalla rampa
e dalla Luna. Questi tre elementi in realtà vanno in qualche modo, ci riportano in mente il concetto dell'escavazione, quindi la gradonata ci riporta ad esempio il fronte delle cave e i rilevati come la rampa e la Luna, la modellazione del terreno. Le fioriere con la rampa vanno a disegnare questo spazio ellittico che si ricollega un po' al concetto del von Hofmann, di una sua fase evolutiva. Questa è la zona dello skate, come vedete la Luna separa le due funzioni, al tempo stesso può essere utilizzata dalle schede. In questa foto si evidenzia la presenza dei due fabbricati che intendiamo demolire per una duplice motivazione: intanto per una maggiore fruibilità e permeabilità del parco verso il lungomare, ma al tempo stesso perché, come si nota dalla foto, nascondono alla vista il vero documento storico presente nel sito delle Sieci, cioè l'edificio che, all'interno del quale c'è la fornace. La pista ciclabile, come vedete, questa è la parte terminale della pista ciclabile, vediamo l'area climbing in questo punto e l'area ludica per i bambini. Alle spalle c'è la ciminiera. Ci troviamo sul fronte ovest dell'edificio. Abbiamo preso in considerazione questa immagine perché in realtà l'idea progettuale in questa zona deriva proprio dalla presenza in questo sito di questi mattoni che venivano lasciati qui essiccati al sole. E quindi volevamo in qualche modo ricordare questa fase del processo produttivo, però andava in qualche modo raccordato con un discorso architettonico. Abbiamo quindi deciso di ribaltare a terra il prospetto dell'edificio in modo da trasformare i vuoti in pieni, in percorsi, e quindi richiamare la presenza dei mattoni essiccati, che sono gli elementi popolari seriali, proprio in questa zona. Questa zona infatti l'abbiamo trasformata in giardino, con la presenza di piante ornamentali e qualche pianta anche da frutto. In questo modo si è stabilito un rapporto chiaro di connessione con il prospetto dell'edificio e al tempo stesso abbiamo richiamato una fase lavorativa che veniva svolta all'interno del sito. Sono delle sedute, ovviamente, non sono spazio attrezzato. Dopodiché ci siamo anche lasciati un po' affascinare dalla presenza di questi manufatti. In realtà da questa immagine si evince un rapporto di scala molto diverso tra la fornace e il essiccatoio. Quando siamo giunti sul posto, abbiamo fatto i primi sopralluoghi, in effetti abbiamo avvertito un po' una tensione proprio architettonica tra questi due volumi e in qualche modo abbiamo voluto restituirla in forma architettonica immaginando che questa tensione determinasse una sorta di movimento, una sorta di elemento che potesse ispirare la parte architettonica, ossia è come se il sito avesse registrato una sorta di sismografo questa tensione, che noi abbiamo voluto trasformare, quindi questa è una vista in pianta, con questo trattamento della pavimentazione. Quindi è come se accadesse un qualcosa qui in questo punto e questo qualcosa in realtà venisse registrato dal parterre del sito e inondasse poi l'intero sito. È in realtà anche un escamotage per poter fare in modo che la pavimentazione a un certo punto, in modo graduale e organico, vada a investire ulteriori spazi
rispetto al percorso principale dove possiamo fare accadere un qualcosa. Inoltre abbiamo unito questo percorso principale con una pensilina in corten. Per quale motivo? Innanzitutto per una ragione pratica, cioè volevamo ovviamente creare un ombreggiamento all'interno di questo percorso, ma anche per richiamare la presenza del forno Hoffmann all'interno del manufatto architettonico. È come se il fruttore del parco diventa esso stesso materiale, argilla, per cui mentre il mattone quindi veniva inserito nel percorso a tunnel, quindi nel forno a tunnel, il visitatore si trova ad attraversare questo percorso allo stesso modo. Il fronte mare, attualmente c'è questo piazzale, lo abbiamo voluto caratterizzare, in che modo però? Ci siamo un po' ispirati all'albero della produzione delle sieci e abbiamo in realtà ipotizzato la possibilità di creare degli elementi fuori scala, anche per raccontare e collegarci sempre al discorso delle fasi lavorative, in questa zona veniva lo stoccaggio dei materiali, per cui per riproporre in scala amplificata degli elementi del genere come una sorta di totem, ci sembrava anche un modo per ricordare la lavorazione che si svolgeva all'interno della fabbrica. E questa è l'immagine del sito in notturna, dove vedete sono questi elementi che sembrano una sorta di totem illuminati, così si vede meglio negli schermi laterali. Tutti noi sogniamo una sera di vedere un po' sul nostro bellissimo luogo. Io passerei velocemente a piazza Giorgio Bassani e per sintetizzare, stiamo parlando di un sito di circa 2500 metri quadrati. Quando siamo stati qui a fare il primo sopralluogo, in realtà ci aspettava una realtà molto diversa. In effetti l'accezione piazza non richiama degli elementi che qui non si ritrovano. Cioè stiamo parlando di in realtà un lembo di terreno molto piccolo che è schiacciato dall'urbanizzazione e del mare. C'è la presenza del Monte Argento qui che valorizza ovviamente tutto il contesto. Dunque la problematica Francesco, con interferenza con l'autorità del demanio, della sovrintendenza dei beni paesaggistici, per la sovrintendenza dei beni archeologici, perché sopra il Monte d'Argento molti lo dimenticano, c'è un sito archeologico che grazie anche alla collaborazione con il Parco Riviera di Vissi, un istituto competente su quell'area, cercheremo nei prossimi anni di valorizzare. E che rendono gli interventi difficilissimi per quanto riguarda poi i pareti, la compatibilità. Dunque, la problematica quindi che abbiamo riscontrato è una erosione ovviamente derivante dalle mareggiate che sta scalzando un po' il piede di questo elemento che doveva essere una tunnel in passato, è possibile comprenderlo sia perché la parte emergente della pista lungo la spiaggia presenta la formazione della tuna, ma per lo stesso perché in realtà questi fabbricati non sono posizionati a questo livello, questo è un profilo tipo, ma si trovano ancora più bassa. Questo vuol dire che il treno qui assumeva una quota superiore e quindi molto probabilmente questa doveva essere una tuna molti anni fa, ovviamente schiacciata dall'erosione del mare, ma al tempo stesso anche schiacciata dall'antropizzazione. Attualmente c'è un manto bituminoso che non fa altro che convergere le acque meteoriche verso il mare e quindi non permette la sopravvivenza della tuna. Il progetto quindi si è concentrato più che sul costruito nel cercare di rinaturalizzare questo spazio senza rinunciare ovviamente alla sua fruibilità. Questa è una sezione infatti di progetto,
quali sono gli interventi messi in campo? Intanto, per evitare lo scalzamento del piede della Luna, abbiamo inserito una massicciata in questo punto per evitare che la mareggiata possa creare, dei problemi. Una volta quindi schermata la Luna in questo punto, abbiamo lavorato a monte, andando a sostituire il manto bituminoso con un elemento ovviamente che permettesse all'acqua di disperdersi, quindi di andare in dispersione nel terreno, e quindi in questo modo abbiamo sicuramente limitato l'erosione di questo spazio. Al tempo stesso poi abbiamo garantito anche la possibilità di poter lavorare con la vegetazione, andando a ipotizzare un intervento di rinaturalizzazione con delle piante autoctone tipiche delle dune. E in ultimo abbiamo evitato ovviamente che con il calpestio tutto questo potesse ovviamente essere danneggiato, quindi abbiamo inserito un percorso pedonale sospeso che non intacca quindi la duna, la preserva. Nonostante il sito poi sia così piccolo, abbiamo comunque previsto una vasca ad esempio di sabbia con all'interno i giochi per i bambini, abbiamo anche inserito delle aree di sosta regolare, abbiamo regolamentato anche il flusso del traffico, e l'idea del percorso inoltre ci permette di restituire la giusta importanza anche a Montargento, che fino a questo momento non avevo nominato. Cioè il fatto di inserire questo percorso sopraelevato crea un'aspettativa in chi visita questi spazi. Questo è stato rivista con l'uccello, quindi l'intervento non vuole essere pensato, l'area con i giochi e il percorso sopraelevato. E alle spalle ovviamente Montargento. Passerei velocemente anche al terzo sito, via Passino Grande. Questo ci fa anche capire quanto sia complessa l'attività di progettazione su tre siti diversi, non solo per il zona territoriale, per l'estensione territoriale, le caratteristiche e anche per la finalità dell'intervento. Dunque, l'area qui si caratterizza in realtà per la presenza di tre piccoli lotti. Quello che è rimasto. Il lotto principale, che è questo, in realtà copre un'estensione territoriale di circa 1500 metri quadrati. Ci è sembrato quello ovviamente da attrezzare a verde, no? Con una serie di elementi tra cui abbiamo l'elemento principale, che è costituito in realtà da questi pergolati, perché l'idea di progetto parte proprio dal presupposto che non deve questo spazio assomigliare alla cosiddetta villetta comunale, ma in realtà dovrebbe assomigliare più a un giardino. Questi elementi modulari, questi pergolati, in realtà vogliono emulare un po' i volumi stilizzati che venivano spesso creati quando si faceva edilizia residenziale popolare. In realtà li abbiamo declinati progettualmente a dei pergolati che in realtà sono estaudaci per integrare il verde, i percorsi, i giochi, ovviamente anche qui sono spazi ludici, mentre le altre due aree sono state utilizzate e lasciate insomma per eventuali orti urbani, comunque un intervento di tipo legislativo senza andare a incrementare le superfici impermeabili dei lotti, ma anche ascoltando un po' la vocazione del luogo, perché attualmente se andiamo lì in realtà che cosa troviamo? Troviamo degli orti. Ora
gestiti da privati spontanei. Spontanei, gestiti da privati, in questo caso ci auspichiamo insomma che subentri l'amministrazione per gestire insomma le questioni relative alla proprietà del bene. Queste alcune viste a passo nuovo. Insieme dall'alto a questa, dove abbiamo anche rivolto dei posti alti, degli attraversamenti sicuri, abbiamo pensato anche di dotare il marciapiedi ovviamente queste arterie stradali. Ok, vabbè, terminiamo. Grazie Francesco. Un attimo. Passaggi perché da te c'è ancora Andrea Cristiano, adesso i passaggi saranno la pubblicazione da Cristiana, se, come disse un grande santo, se sbaglio mi correggerete, mi correggerai, adesso i passaggi sono la pubblicazione con modalità tra virgolette europea, quindi con la massima diffusione di una gara per la realizzazione della progettazione esecutiva, definitiva esecutiva, beh, l'ultimo stadio della progettazione, che cambia costantemente dall'arrivo, e la costruzione. Quindi entro il 31 luglio dovremmo avere firmato il contratto per l'affidamento della progettazione definitiva esecutiva e della costruzione. Entro il 31 dicembre il soggetto, 31 dicembre 2023, il soggetto che si è aggiudicato dovrà presentare la progettazione definitiva e poi tutti gli step. Questa dovrà essere una gara a livello europeo? È una gara europea, sì. No, una gara, siccome è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, questa è una gara che può essere pronta anche con modalità, non dico semplificate, ma non più con gara europea, perché ormai sono cambiate le soglie dei importi. Comunque sarà una gara aperta, una gara pubblica, una gara che si baserà sulla qualità della progettazione, non solo una gara sul costo economico. Ovviamente sarà poi il soggetto che si aggiudicherà a dover avviare, a dover ottenere tutti i pareri che sono necessari, perché l'abbiamo detto prima, sull'area che si dice c'è un vincolo di archeologia industriale, siamo vicino al demanio, alla spiaggia, quindi c'è un tema anche paesaggistico, sull'area di Largo Bassani, ho detto prima, c'è il demanio, sulla provincia di tendenza, beni paesaggistici e archeologici, il più semplice dal punto di vista dei pareri è quello su Pastima Grande. Quindi questo è quanto. Se ci sono domande o interventi, faccio un po' da moderatore e da sviluppatore a seconda del tipo di domanda. Prego. Qualche intervento, qualche richiesta di chiarimento, qualche curiosità? Tutto chiaro? Domanda. Nella zona delle Sieci non c'è forse in questo progetto, sono previsti servizi pubblici tipo bagni per proprio per i turisti, qualcosa del genere? Vai. Vista la presenza di numerosi edifici anche da recuperare, stavamo pensando insieme all'amministrazione di poter recuperare un manufatto magari anche più gestibile a livello economico da destinare proprio a queste funzioni. Al tempo stesso noi abbiamo previsto al di sotto della scalinata di accesso, in corrispondenza dell'ampia, quello potrebbe essere anche un'ulteriore idea che abbiamo già messo in campo, abbiamo svuotato quello spazio, per cui all'interno di quello spazio abbiamo creato una serie di serbatoi per l'accumulo delle acque meteoriche e insieme a questo potremo ipotizzare di inserire lì dei bagni, ad esempio, a servizio dei cittadini. Grazie, faccio una domanda, poi passo la parola.
Vai. No, penso, vorrei dire due cose, io lo scelgo per non introdurre all'inizio dell'incontro degli elementi, diciamo così, che poi vi chiedono approfondimenti. Guardate che noi abbiamo detto che la regione si era espressa in funzione di un impegno anche finanziario per realizzare un progetto pilota di recupero di alloggi industriali. Ci sono i documenti, perché noi non è che abbiamo scherzato, noi abbiamo, diciamo, raccolto tutta una serie di documenti, e quello fu il momento in cui si stava anche per andare alle elezioni amministrative di turno. Ebbene, noi abbiamo, siccome le cose che dovevano essere fatte non sono state fatte, addirittura i soldi sono finiti tra i fondi perenni, quelli cioè non più utilizzabili, noi con la firma del sottoscritto, con la firma del dottor Fusco, il dottor Esposito, con la firma della consigliere Bimbanuzzo, abbiamo inviato una denuncia alla Corte dei Conti. Qui ci sono tutti i documenti, la Corte dei Conti non ha ancora risposto. Noi vogliamo che la Corte dei Conti ci dica se quale danno è stato arrecato al Comune di Vinturno. Perché? Perché adesso stiamo guardando la progettazione del recupero delle sedi, una rifusionalizzazione di quel territorio. Guardate che se non fosse, se noi, se l'amministrazione comunale, il sindaco e chi vi parla, insieme a tanti amici, a tanti cittadini, non avessimo fatto una battaglia perché le SIECI, oggi diciamo quello che ci andremo a fare con i fondi del PNR, ma le SIECI noi le avevamo perse, perché gli amministratori precedenti avevano dato per 30 anni, dopo dato l'uso delle SIECI, all'IMER. E queste cose le dobbiamo dire, perché sono delle cose importanti. Il castello baronale l'avevamo perso, se non c'era, se eravamo noi, se non c'era il sindaco, se non c'era io, se non c'era il consigliere Francesco Franco Esposito. C'è stato un impegno politico, perché la politica è quella che deve governare le cose, se no che ne facciamo fare le cose? Ebbene, noi abbiamo fatto questa denuncia alla Corte dei Conti, non abbiamo ricevuto risposte, sarà una questione che ci vedrà all'altre discutere. Poi i fondi che la Regione ci aveva dato, l'IMERF, perché l'IMERF aveva avuto dall'amministrazione comunale dall'epoca, prima che arrivasse l'amministrazione degli Stiforelli, la prima, la seconda, ma quei soldi non sono stati utilizzati, perché non li hanno potuto utilizzare. C'erano dei fondi da parte dello Stato con le finanziarie che potevano ad oggi essere 20-30 milioni di euro. Ebbene, c'è una lettera del Ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, che dice che loro, il Ministero, sollecitava l'ISPEF a mandare i progetti, mandare pure un progetto di carattere generale, perché ci sono 6,2 milioni disponibili per intervenire sulle finestre. Questo è tanto per dire che ci sono stati dei danni che sono stati arrecati alla comunità, e quindi oggi si tratta di recuperare la credibilità che l'istituzione avrà sicuramente avuto finora con il sindaco Stefanelli, e certamente coloro i quali ci hanno preceduto loro, perché non c'è se non dell'impegno civile e culturale su questa questione. Grazie Antonio. Io ho una curiosità di carattere tecnico da rivolgere ai progettisti. Ho notato che sul corpo centrale che verrà conservato e sul fumaiolo non avete parlato di perimetrazione. Volevo sapere, soprattutto sul fumaiolo, voi sapete che non c'è un adeguamento statico di quelle strutture, quindi sono a pericolo di crollo. Ecco, desideravo sapere
che porzione questa perimetrazione che sarà necessaria di area sacrificherà, perché ovviamente bisogna essere sicuri che in caso di crolli insomma non ci siano problemi per coloro che insistono in quella zona là. Quindi volevo sapere che quantità di superficie pensate di dover sacrificare, soprattutto per il fumaiolo, che essendo alto, se si abbatte ovviamente insomma ci vuole, c'è un raggio di azione assai insidioso insomma. Sì, in effetti abbiamo perimetrato e stralciato delle aree all'interno delle quali noi non intendiamo al momento intervenire, perché ci sono dei rischi collegati agli aspetti statici dei manufatti esistenti, però chiaramente stiamo pensando di fare un campo con molto raggio strutturale, perché senza di quello non possiamo valutare eventuali futuri sviluppi. Al tempo stesso abbiamo, come vedete nell'immagine di sinistra, lasciato in blu le aree perimetrate, quindi noi all'interno di quelle aree non entriamo, non lavoriamo all'interno di quelle aree. Al tempo stesso però, se ragioniamo in termini di pericolosità, in realtà dobbiamo considerare il fatto che la ciminiera, l'elemento più alto e snello, non è che si abbatte completamente, insomma, tende a collassare, diciamo, per cui abbiamo lasciato un perimetro sicuramente di sicurezza. Tenete conto che noi dobbiamo procedere anche all'ottenimento di pareri presso gli altri enti e altre istituzioni, tra cui anche i Vigili del Fuoco, per cui insieme anche agli esperti dei Vigili del Fuoco faremo un'attenta valutazione in merito. Intanto al momento le abbiamo stralciate. Farà un'attenta valutazione di partecipare alla gara. No, volevo domandare all'ingegnere, visto attentamente alcuni disegni, l'area attuale che mi interessa, dei campi, perché non sono tutti i bambini che devono giocare, no? Noi là abbiamo due campi da bocce, sarebbe la numero 11, se quella l'area sotto più. Vediamo che nei due disegni che hai dimostrato ho visto pianificare la pista ciclabile dall'acqua che scende e l'area dove i pensionati ci raduniamo. Visto che quell'area la vedo quasi scomparire nei disegni che hai fatto vedere. Prima di questo, no, nemmeno questo. Andiamo alla pianta, alla planimetria quella iniziale, così da lì. Vediamo. No, hai fatto vedere una foto che si vede per piazzare la mano. Ho preso perfettamente, sì, dove sono legate le foto. Cerca la foto giusta per darti la risposta adeguata. No, questa. Quella che mi ha impressionato è quella foto che hai fatto, sì, della facciata. Allora, attualmente sono posizionati in questi punti, in questo punto. Sì. Questo è il centro anziani attuale e questi sono i campi attualmente ubicati. Noi abbiamo valutato la possibilità insieme all'amministrazione di poter dislocare questi campi in un punto più accessibile, ovvero attualmente qui ci sono dei parcheggi. Questi parcheggi quindi garantiscono, diciamo, il raggiungimento di questi spazi senza particolari problematiche. In alcuni parcheggi invece da progetto risulterebbero questo e questo. Di conseguenza abbiamo preferito avvicinare questi spazi in questi punti. Quindi questi sono gli elementi che vi stavo dicendo lei, cioè i campi da bocce. Ma dell'edificio dove attualmente siamo? Allora, per essere molto chiari, l'edificio in cui si trova oggi il centro anziani difficilmente può essere adeguato per portarlo al rispetto delle attuali normative. E quindi la nostra idea è quella di utilizzare gli spazi che oggi sono concessi al Parco Riviera di Visse, riappropriarcene, portarli nella disponibilità comunale e dargli una diversa finalizzazione. E se del caso spostare, ma
quando sarà finito tutto, il centro anziani, dove oggi ci sono i locali del parco di Via Bisse, che nel momento in cui sarà affidato da voi dovrà abbandonare l'area, perché l'area sarà consegnata e diventerà un cantiere. E noi dove andiamo? Là. No, per i due anni in cui c'erano i lavori potete andare a Piazza Rodelli, dove c'è una bellissima fontana per i cascanti vedere. Poi il centro anziani sarà ubicato in un locale che rispetterà tutte le normative, perché come sapete con l'attuale normativa dettata dalla legge Lazio non potremo più tenervi locali di dubbia legittimità urbanistica. Non ti preoccupare, no, il cambio ce ne sarà. Andrea De Biasi, del Parco di Via Bisse. È come scomparirà tutto. Ciao. Vabbè. Grazie Sindaco, innanzitutto volevo complimentarmi con l'amministrazione comunale e con i tecnici, l'ingegner Di Mascolo e l'architetto Auto, tutto al Planet Engineering, per il bellissimo progetto che viene presentato stasera, per l'ottimo risultato amministrativo. C'è Antonio Signore, insomma, che è stato il precursore di questo obiettivo che si sta per raggiungere adesso. E io, guardate, nessun intervento sullo edificio, mi sembra un bellissimo progetto, insomma, questo studio di fattibilità che è stato fatto. Semplicemente una nota per quanto riguarda l'area di Monte d'Argento. Dato come accennava già il sindaco prima, lì c'è il progetto che è andato fortemente caldeggiato dalla sovrintendenza, che è proprietaria dell'area, di andare a riqualificare e a dare visibilità e possibilità di fruizione ai contornesi di quell'area. Per cui se si può cercare di integrare nell'ambito del progetto anche un accesso, che è veramente la pecca di quel sito, perché non c'è l'accesso per poter arrivare a quell'area bellissima del Castro Margenti. Era semplicemente un proposito, se potrebbe essere reinserito nelle future fasi progettuali o questo qui, insomma. Comunque nuovamente grazie e complimenti. Magari nel bando di gara possono essere inserite delle clausole o delle indicazioni sulle offerte migliorative che possono tener conto di questo aspetto, in modo tale da in qualche modo indirizzare anche le proposte migliorative che verranno dal mercato. Sì, interventi sulle strutture esistenti all'interno dell'area delle Sicilie sono degli interventi che sono ovviamente chi concorrerà nella gara potrà inserire e poi vanno comunque valutate con gli altri enti, in particolare con la sala di tendenza, è tutta roba che chiesono muri a occhio, sono muri pieni di etera, alcuni sono comunque vincolati, quindi qualsiasi intervento va valutato e concordato con la sovrintendenza. Altri interventi? No, possiamo andare a cena e c'è la partita sul tempo. Siamo a dieta, sicuro, ci prepariamo alla stagione estiva. Vabbè, grazie e Lazio a Pietro, la diretta a te continuerà almeno per i prossimi 8 mesi, poi quando affidiamo i lavori magari ci rilassiamo un po'. Grazie Cristiana, grazie a tutti, buona serata, grazie alla mamma.